Ma qui a San Martino, questo nido aziendale che poi è aperto anche al territorio circostante, con oggi si avvia un esperimento molto importante che è il punto dentro il nido per l'allattamento al seno. È il primo caso di questo genere nel nostro paese, cosa per cui siamo molto contenti. È un lavoro che abbiamo sviluppato con l'UNICEF e speriamo di replicarlo in tanti altri posti qui in Liguria. Abbiamo 250 asili nido, quindi un numero veramente molto elevato. Un momento importante è quello della mamma col bimbo durante la permanenza al nido per l'allattamento, dal punto di vista sociale, culturale, ma anche dal punto di vista clinico, perché si sa che l'allattamento al seno consente lo sviluppo di anticorpi molto utili in questa fase della prima vita per le malattie, per difendersi meglio da quelle malattie così frequenti nei bambini. Si parte appunto oggi e speriamo che questo esempio venga imitato in tante altre realtà qui in questa regione e nel nostro paese. Un percorso di crescita, di qualità per i nidi liguri, nidi che soddisfano, diciamo, una buona percentuale di copertura, siamo tra le regioni migliori da questo punto di vista, quindi oggi siamo più orientati, diciamo, a far crescere i nostri nidi col processo di accreditamento e quindi miglioramento della qualità, con iniziative di scambi pedagogici, col sostegno alle reti territoriali, iniziative come quella di oggi, anche delle aree dedicate all'allattamento al seno. Sono tutti elementi appunto che andranno comunque a sostenere e a migliorare, e siamo sempre poi in battaglia a livello nazionale per ottenere anche un po' di risorse nazionali per sostenere questi servizi che, se vogliono e devono essere di qualità, costano. Negli ultimi anni abbiamo investito molto sulla quantità, nel senso che abbiamo fatto tantissimi nidi e devo dire anche molto belli, quantità e qualità hanno rappresentato un binomio inscindibile in questa operazione. In questi ultimi anni abbiamo deciso di non investire più su nuovi nidi, ma piuttosto aiutare un po' i gestori e le famiglie per tenere i costi un pochino più bassi e le rette più contenute, insomma. Perché ormai molte famiglie scelgono o non scelgono il nido non tanto sulla disponibilità dei posti quanto sulla possibilità poi di far fronte a un costo piuttosto elevato. E poi appunto cerchiamo di fare alcune scelte di altissima qualità come queste, sperando che questo esempio sia imitato, perché questo momento giornaliero, questi momenti, anche il plurale naturalmente, secondo di quanti ore i bambini stanno, è molto importante da numerosi punti di vista, appunto sociale, culturale, ma anche proprio di prevenzione sanitaria.